Sputo nella maschera, allargo lo sputo con le dita, su tutto il vetro, poi lo risciacquo. Ho visto fare così. Mi dicono che non si appanna. Questa volta le voglio vedere, voglio prenderne almeno una. Sono a 2-3 metri sotto la superficie. Il problema è che si mimetizzano benissimo. Appena entro in acqua, rompo quelle piccole crestine sabbiose che si formano sul fondo. Appena le tocchi con i piedi si dissolvono, sono bellissime. Sembrano disegnate. Sono come piccole increspature che si allungano parallele all'infinito. Le ha disegnate il mare. La mia maschera è una Cressy Sub, nera. Anche il boccaglio è nero, ma di una maschera più vecchia. Mi piace perché alla fine è storto, si piega un po' all'indietro. Sembra più professionale. Le pinne sono della Mares. Il piede è di gomma nera. Il resto della pinna è quasi trasparente. Sono pronto. Sono un ragazzino di 13-14 anni. Mi tuffo nel mare. Faccio un bel respiro. Vado sotto. Mi sveglio. Ho il respiro un po' affannato. Sono sudato. Sento un rumore continuo, fastidioso. Forse è il rumore della drizza che sbatte contro l'albero di qualche barca vicina. Mi sembra ancora buio, ma fa ancora caldo. Domani partiamo. Sento l'umido delle sue labbra sulle mie. Le nostre lingue si cercano, si sfiorano, giocano, si ritraggono. La stringo forte. Sono appoggiato con la schiena ad un muro in pietra che avrà 300-400 anni. Siamo in una cittadina della Costa Azzurra. Ci sono queste scale che portano alla cattedrale. Poi ci stacchiamo, ma continuiamo a giocare. Un gioco fatto di piccole manovre, piccole tensioni negli sfioramenti, di piccole regolazioni di intensità, pressioni e contropressioni. Mi sveglio. Sono agitato, mi batte forte il cuore. Ma perché mi sono svegliato? Forse il rumore del tender che sbatte contro lo scafo della barca. Il vento è rinforzato un po'. Siamo in rada. Appena fa mattina facciamo il bagno. È bellissimo. Siamo nel canale delle isole Leren, davanti a Cannes. Ci immergiamo per vedere e toccare le statue. Sono posizionate a circa 2-3 metri sotto il livello del mare. Dopo qualche bracciata raggiungiamo una spiaggetta deserta e troviamo 2 colonne di stone balance. Bellissimo. Visto che ne ho messo uno sopra? Grande! Ne ho messo uno sopra! Bravo. Guarda questo cosa ha fatto! Ne ho messo uno sopra! Dai, mettilo anche tu! Siamo a un centinaio di metri dalla barca, ma ci sembra di essere fuori dal mondo. I pini marittimi contendono lo spazio alla spiaggia, tanto che non sarà profonda più di 10 metri. Io mi siedo su un piccolo sasso appena bagnato dalle onde più intraprendenti e dietro di me il coro instancabile delle cicale, davanti a me il sole. Decidiamo di fare qualche minuto di silenzio. Mi concentro sulla respirazione, richiamo l'ombelico e la spina dorsale. Stacco le orecchie dalle spalle e tendo il filo invisibile lungo la schiena che rimette in asse la cima della testa con l'angolo retto delle stelle. Perdo la percezione del tempo, mi sento troppo bene. Un sentimento di gioia sgorga dalle profondità dell'anima e di quello che c'è di più profondo in me. Lo lascio andare e mi sento benissimo. Poi sento una mano sulla spalla, mi abbraccia, contraccambio l'abbraccio e quindi abbandono il mio tempo interiore per sincronizzarmi su quello convenzionale che mi riporta alla realtà.